sono qua con i due mister, mister Parentela e mister Morelli. Iniziamo con mister Parentela. Dunque, l'inizio è stato abbastanza da incubo, non avete mai perso la calma, il Cutro ha continuato a giocare e c'è stata anche veramente moltissima tranquillità e soprattutto fame. E questa è la strada giusta per restare ancora fuori dalla zona play-out, visto che comunque dietro le inseguitrici incalzano, si sono rinforzate e alcune hanno anche una classifica che forse rispetto alle attese iniziali, però lo Scalea era inaspettata, e dunque ci si può immaginare una risalita. Hai detto benissimo tu. Intanto buonasera ai telespettatori e complimenti per quello che fate per il calcio dilettantissimo. Hai detto tutto tu, perché comunque la squadra, nonostante avesse fatto due errori, perché alla fine sono stati due errori un po' clamorosi da parte nostra, è rimasta tranquilla, e lo ero anch'io, perché sinceramente pensavo ed ero sicuro che avremmo potuto addirittura vincere la partita. Così è stato, così ho detto a fine primo tempo. Avevo pronosticato anche la doppietta di Ciccio Morello, che purtroppo è stato espulso, e credo che forse l'arbitro poteva evitare quel tipo di provvedimento, però credo che abbiamo vinto la partita meritatamente, perché c'è stata una grande reazione contro una squadra, una signora squadra, con un signore allenatore che forse è la prima sconfitta della sua era, ha fatto qualcosa di importante a Cotronei, e quindi per noi questi punti valgono doppi, perché ripeto, incontravamo una squadra che non è più una sorpresa, una squadra che a mio avviso può ancora lottare, non so ora cosa farà l'Occhio domani, però possono tranquillamente giocarsi le chance con il Locchio o comunque attraverso i playoff provare ad andare in Serie D. Quindi è per noi una partita veramente importante, giocata bene, con mentalità giusta, con tecnica, con poche risse. Avete visto, è stato un derby correttissimo, perché comunque la mentalità dei due allenatori è questa, quella di giocare a calcio, di provare a fare un bel gioco, di far divertire la gente. Nonostante il campo era pessimo, credo che da questo punto di vista ci siamo riusciti, quindi merito credo anche al Cotronei, ma anche soprattutto a noi. Mister Morelli, arriva la prima sconfitta in campionato che non scalfisce comunque quanto è stato fatto fino adesso, la squadra era partita molto bene, forse vi siete specchiati un po' su voi stessi, pensavate che sarebbe stata molto più facile sul 2-0? Allora, comincio col dire che il Cutro ha meritato questa vittoria, perché ha avuto più fame di noi, ha avuto più voglia di noi, più cattiveria di noi. Faccio i complimenti. Per quanto riguarda noi, io credo che una squadra, dopo essere andata in vantaggio di due reti, doveva gestire molto meglio la partita. Abbiamo sbagliato proprio la gestione, tant'è vero che abbiamo subito il 2-1 su un nostro errore, dove il portiere ha chiamato palla, non è stata lasciata e poi dopo ha dovuto far fallo un centrocampista, e lì si è riaperta la gara. Però al di là di questo ho visto troppi errori di concentrazione da parte della mia squadra, e questo ci deve subito far riflettere e ricominciare a pensare che dobbiamo stare con i piedi per terra. Tutto quello che è stato fatto di buono finora sicuramente non verrà buttato con la sconfitta di oggi, dove ci può, tra virgolette, ci può stare. Non puoi pretendere di poter vincere tutte le gare, assolutamente, però questa nostra gara sbagliata sotto alcuni profili ci deve far riflettere. Su questo dobbiamo ricominciare domenica prossima.